Io volevo vedere un secondo che sono, non sono un secondo, sono 22 minuti di necessaria, totale angoscia di top 5 telefonate di assassini più inquietanti, parte 2. Non ci serve la parte 1 perché non è correlata a livello di storyline, bensì è presente in un grandissimo abecedario di grandissime telefonate di assassini pazzi che non finiscono mai. Ringraziamo totalmente Assi di Picche per la possibilità di visione, uno dei miei canali preferiti su YouTube. Blindona e angosciati! Alla fine di questo, 5 minuti e sì, bingo bango in faccia, eh? Ci sono anch'io in questo video. Spero di sì, così eventualmente ti chiamo. Alex Crane. Minchia, che parte con questi totem del potere mi fa sempre sballare. dicembre 2010, Naples, Florida, USA. Alex Crane, 14 anni, chiede ai genitori Thomas e Kelly Crane, di 40 e 39, l'autorizzazione per non andare a scuola. Mi sembra una domanda abbastanza lecita per un ragazzo che ci va. Il ragazzo afferma infatti di non sentirsi bene. Thomas e Kelly danno il permesso ad Alex di tornare a dormire. Alle 8:30 il 911 riceve una telefonata dalla residenza dei Crane. Alex. 4247 Avenue. Ok, what is your name? Alex. Alex. Lo conosciamo tutti ormai. What's going on? My parents were shot. Your what? My parents were shot. Your parents were shot? Yes. Stay on the line, ok? Alex, how old are you? Intanto ricordiamo che una delle challenge è votiamo la nostra e il nostro operatore, operatrice di call center preferito in queste 5 della top 5 telefonate più assassini più inquietanti. 14. 14, where are they now? Ok, who shot your parents? Io, signora. Yes! Com'è successo? Non lo so, forse a 7 anni erano in tre, tutti i parenti intorno a me, e oggi mi sono vendicato. Pochi minuti dopo gli agenti giungono sul posto. Alex apre la porta ed esce spontaneamente con le mani sopra testa, consegnandosi alla polizia. Merda, la cosa che mi farebbe più timore semplicemente è la pena che gli hanno dato. Cioè, quella è la cosa che mi interessa di più. Il ragazzo non ha mai fornito una spiegazione per il duplice omicidio. Più volte ha ribadito di voler bene ai suoi genitori ed ha sempre negato di aver litigato con loro nei giorni e nelle ore precedenti. Dammi il testo. Perizie psichiatriche hanno inoltre escluso l'esistenza di evidenti patologie mentali. Alex Crane viene processato come un adulto e condannato a 20 anni di reclusione il 19 aprile 2012. A 15 anni, vostro onore. A 15 anni. Durante il processo vengono proiettate le immagini di riprese all'interno dell'auto della polizia. Pochi istanti dopo il suo arresto, la motivazione alla base del folle gesto rimangono oscure. Controllo un attimo, skippando che non ci siano le. Ah, ok, in arresto, in arresto. Ok, ce l'abbiamo! Oh merda. Non so se Alex sapeva che a un certo punto avremmo visto il video in live e quindi voleva prepararsi proprio a noi per creare una buona immagine, però minchia se non me ne frega un cazzo dei genitori, lui mi sembra la vittima per il momento, per il momento, per il momento. Abbiamo iniziato a riscaldarci con Alex. Un affare un po' un dramma che non vede troppi colpevoli e perversioni. Uno schizzo dell'essere umano che esce semplicemente fuori. Mi sa che abbiamo imparato a. Mi sa che da queste parti abbiamo imparato a non credere a darli istantaneamente. Trying to get an ambulance to you. Hang on a minute. What's going on, man?
Non so nemmeno chi è stato a far questo. Darli, mi sa che tutti in chat abbiamo un po' un'ipotesi. Chi è Darim? Questo qualcuno era per caso lo spirito della volontà? Lo spirito del eravamo più giovani senza i nostri bimbi? Andiamolo a scoprire. Andiamola a scoprire. 6 giugno 1996, Robotet, Texas, USA. Sono le 2:31 di notte quando Darly Reuter, 26 anni, telefona in preda al panico al 911. Minchia, sono stati un errore giovanissimo questi bimbi, eh? La ragazza afferma di essere stata pugnalata da un intruso mentre stava dormendo. Dopo una breve colluttazione, l'aggressore fugge gettando a terra l'arma con un coltello da cucina. Ah, 56, era 56, ragazzi, sono un coglione. 26, buttano la miseria. No, ok. Chiaro, Rannona. Non credo una sillaba. Oh merda, quel cazzo di... Oh merda, ma perché? Perché ci hanno dato l'immagine di questi bellissimi bimbi? In quel momento Darly, fra l'altro sono quei bellissimi bimbi che rimangono bellissimi solo fino a quando sono bimbi, quindi non dico meglio che siano morti perché da grandi sarebbero stati un po' tipo che gufi figli di puttana che siete, però comunque sono suggellati come angeli bianchi, come dei bei bambini. Cioè la testa di quello sarebbe stata un po' sproporzionata, forse quello non avrebbe avuto sulla destra la possibilità di poter raddrizzare qualche suo aspetto somatico, semplicemente questo. In quel momento Darly realizza che anche i suoi figli di 6 e 5 anni, Devon e Damon, sono stati accoltellati, che le loro gole sono state recise. Minchia. Amore mio. Durante l'attacco, il padre e il marito Darin Reuter sta dormendo al piano superiore con il figlio Drake di 7 mesi. Quando sente le urla si precipita giù per le scale, ma trova solo la moglie Darly disperata in lacrime. Palesemente Jeff è borraccia, merda, non l'avevo vista in quel modo, ma adesso non riesco a vederla diversamente. Andiamo avanti. La polizia e i paramedici arrivano sul posto pochi minuti dopo, ma le ferite riportate da Devon e Damon si rivelano fatali. Entrambi i bambini muoiono dissanguati. Darly riporta delle diverse ferite, secondo me... tipo di una superficialità estrema che non farebbero veramente male a nessuno, neanche con il coraggio di autocaricarselo, farsele caricare dal marito. Proprio tipo tre che potresti fare mentre sei in cucina e stai tagliando la cipolla sulle ascelle. Darly riporta tre diverse ferite superficiali lungo il collo e le braccia, dove sono inoltre presenti evidenti ematomi. La ragazza racconta di aver raccolto istintivamente il coltello gettato dall'aggressore. Così le mie impronte sono andate a finire lì, contaminando irrimediabilmente con le sue impronte l'arma del delitto. La versione di Darly Reuter non convince gli inquirenti, e neanche noi Jefferson e Gigini, eh? Secondo gli investigatori, Darly ha coltellato i figli e in seguito si è autoinflitta dei fendenti sul collo e sul braccio per incenerare l'attacco da parte di un misterioso aggressore. Darly afferma di aver visto l'assalitore fuggire dal garage, tuttavia non vengono trovate le tracce di sangue o impronte strane all'interno o all'esterno del garage, circostanza altamente improbabile data la quantità di sangue versata dalle vittime. Buttana la miseria. Inoltre non vengono trovate tracce ematiche sul divano in cui Darly dichiarava di trovarsi al momento dell'assalto, sono invece presenti nel lavabo della cucina dove secondo gli inquirenti si è autoinferta le pugnalate. Ma un po' di professionalità, ma pensatela meglio questa cosa. Darly, ma che ci combini, Darlinona, ma che ci combini. Infine,
sono gli oggetti che sarebbero stati urtati da Darley dal suo aggressore durante la colluttazione, sono rinvenute delle impronte di sangue. È possibile che gli oggetti siano stati spostati per inscenare una lotta. Darley, Darley, darling! Il movente del duplice omicidio risiederebbe nelle recenti difficoltà economiche della famiglia. Mantenere contemporaneamente tre figli e uno stile di vita lussuoso, cui Darley era estremamente legata, sarebbe stato impossibile. E perché non li vendevi e facevi due piccioni con una fava, Darley? No, ma questa è una mamma che soffre, ragazzi. Ragazzi, non volevo giudicare velocemente. Ma questa è una mamma che soffre. Il 18 giugno Darley Ruder viene arrestata. Durante il processo la ragazza continua a proclamarsi innocente. Diversi medici legali palesano pareri discordanti sulla natura delle ferite sul corpo di Darley. Ciononostante, il 4 febbraio del 97 viene condannata alla pena di morte tramite iniezione letale. Ciao ciao! La donna ad oggi è ancora detenuta all'interno delle braccia della morte. E tutti quanti andremo come primo raduno di Jefferson e Gigini a vedere lo spettacolo davanti la teca trasparente. Oltre alle prove sostenute dall'accusa, risulterà fondamentale nella decisione della giuria un video girato 8 giorni dopo il massacro, nel quale Darley appare sorridente e festosa in occasione del compleanno del figlio Devon appena defunto. Facci vedere questo video, facci vedere questo video. Yes! Happy birthday, Devon! No, aspetta. Io pensavo che l'avrebbero... Ragazzi, aspetta un attimo. Io pensavo che l'avrebbero catturata mentre si stava mangiando la torta di nascosto a sghignazzare. Ma qui, signori, sta vandalizzando i palloncini sulla tomba compleanno di suo figlio con la faccia di chi sta provando a essere assunta per uno spot per le chewing gum. No, ragazzi. Ha pensato che fosse una pistola. Ha pensato che fosse una pistola quella che aveva in mano. Ha visto automaticamente un bambino. Non ce l'ha fatta. E si è ricordata che era una lattina di niente. Perché loro sono una parte di me, io so benissimo quello che voglio, so benissimo quello che voglio. La spensieratezza e i sorrisi di Darley vennero ritenuti ulteriore prova della colpevolezza della ragazza. Per la giuria sembrava quasi essersi tolta un peso. E per questa piccola giuria per inscenata, signori? Certo, certo, quale caso veramente sfortunato, qualora fosse stato veramente aggredito da Shiki, il leone dorato di One Piece, quindi che poteva tranquillamente sollevarsi senza i piedi, entrare senza far cadere troppe gocce di sangue, ed effettivamente Matt e Damon volevano veramente, o forse ho detto Matt e Damon pensando a Matt Damon, chiedo perdono, Damon è il fratello morto, magari volevano davvero che la madre fosse contenta e si stava semplicemente impegnando un po'. Che brutta storia sarebbe. Ma Darley... A porto in ritardo. Anche lei li chiama così. Antonio Ascione! Ragazzi, ma dove stiamo andando? Ma al massimo è stata aggredita da Leone, il cane fifone. No, aspetta. Ragazzi, finalmente! È sempre il nostro preferito e se notate, Assi di Picche inserisce sempre gli italiani al terzo posto. 23 luglio 2017. Ieri, ragazzi, ieri. Musile di Piave, Venezia, Italia. Antonio Ascione, 44 anni, è ospite in casa della ex moglie. Ah, vabbè, Maria Mennella, 38 anni. Vabbè, staranno parlando degli alimenti, del figlio, del prossimo viaggio, magari di ricongiungimento. Sai, ho trovato un terapeuta di coppia, potremmo chiamarlo. E chiamiamolo, dai. La donna originaria di Torre del Greco si è trasferita in Veneto dopo la separazione con Ascione, portando con sé i figli di 9 e 15 anni, avuti durante la relazione. Nonostante l'allontanamento da parte di Maria, Ascione non si rassegna e segue la donna, trovando lavoro a Jesolo come pizzaiolo. Chiede quindi di ospitalità dell'ex moglie, affermando di voler rilasciare un rapporto con i figli. La notte del 23 luglio, Ascione prende lo smartphone di Maria e inizia a leggere le chat della donna. Accecata dalla gelosia, l'alba impugna un coltello che gli affonda per 3 volte nel corpo dell'ex moglie. Ma perché mi spoiler di questo? Si dipicca. Dov'è la chiamata? Scusa. Buongiorno, Carabinieri di Musile.
c'è a Sandra di Piave, dica. Sandra, senti, ho ucciso mia moglie, se vuoi venire, per favore. Cosa ha fatto, scusi? Ho ucciso mia moglie. Dov'è che abita lei? Via al Musica, via Venezia. Chiamala alla base per chiedersi la cosa. Via Venezia, civico? Mi sembra 11, lo so, non mi ricordo perché non abito qua. Lei, signor? Assone Antonio. Assone Antonio? Sì, veloce, mandala all'ambulanza, per favore. Un attimo soltanto, La signora come si chiama? Milena Maria Chetta, ma l'ambulanza, siamo? Via Venezia di Musica di Piave? Sì. No, via Dante, scusami, via Dante questa. Via Dante? Via Dante, sì. Cerchi di prestare soccorso alla signora, d'accordo? Non lo so fare. Cerchi... Fa. Cosa ha fatto? Tre coltellate. Cerchi di tamponare le coltellate, d'accordo, con uno straccio. Ok. Se ha bisogno sono qua, mi richiami, d'accordo? Ok, mandate qualcuno? Via Dante di Musica, certo che veniamo, Via Dante di Musica di Piave, giusto? Via Dante 11. Sì, sì. Va bene, adesso cerchi di mandare qualcuno, Abbiamo sempre, sia in assi di picche che in genere, non capisco se qualcosa in più o qualcosa in meno o chissà quali tipi di parametri affinché quando noi italiani assassini chiamiamo la polizia, sembra in qualsiasi caso che stiamo parlando di... Mi è caduto il televisore. Minchia, ho rotto la finestra. No, ho fatto questa... No, no, ho capito. No, guarda, ho investito veramente nel parchetto, ho rotto la panchina. Ma tutte le volte, cioè o non conosciamo tipo l'arte della pantomima e del dramma e dici non l'applichiamo, o abbiamo un corollato di percentuale di veri pazzi che sanno di esserlo da sempre, che quindi non si scioccano neanche appena arrivano lì. Devi andare un'ambulanza, scemo! Ma minchia se me lo sogno stanotte. Ragazzi, agghiacciante! Antonio Ascione pugnala Maria con tre fendenti sulla schiena e uno al costato, mentre la donna è sdraiata a letto. Si fa quindi una doccia e solo dopo svariati minuti telefona ai carabinieri. Tra l'altro credo che la donna doveva chiamarsi, credo, Elisa. Elisa in via di gioia, penso. Questo ritardo risulterà fatale per Maria Mennella, mi sono confuso, scusate, che muore in ospedale. I figli della coppia non sono presenti al momento dell'omicidio. Ascione è l'unico a poter chiedere soccorso. Tutt'altro nome, no, ma no, mi sono confuso, ragazzi. Il 4 ottobre 2018 Antonio Ascione viene condannato a 20 anni di reclusione per aver scelto il rito abbreviato. La famiglia che chiede l'ergastolo contesterà aspramente la sentenza. Cioè, ha scelto il rito abbreviato? Che sarebbe tipo chiamo io e me la vedo io? Boh Jeff, non saprei, io sono qui quindi non penso sai. Ah, ma c'è Elisa in chat, ma non l'avevo vista, ragazzi. Ma no, ma sai quante Elisa in via di gioia? Basta veramente cercartene due, quindi buttando la miseria. Ciao, piccola Elisa, ciao. Perché è importante per presentarsi puliti e profumati davanti ai carabinieri, butta la miseria. Tre fendenti come Dark Souls, sarà quello, Okay, bye Michael. Partiamo da questo, o Michael o Michelle, non ho seguito. Ok. You murdered your roommate? Yes. Where are you at? What's your address? Manteniamolo segreto. Okay, what do you mean you murdered your roommate? I shot him three times, then I used the axe and mutilated his body. Ah! E queste pillole si chiamavano... infanzia? Hai preso le pillole dell'infanzia, Michael? Okay, where is your roommate now? Are you still in the house with him? Yes, I'm right here beside him. Accanto. Okay, what's your name? Michael Anderson. Michael okay, Anderson. Michael, what did you take that made you do this? I took, un attimo che leggo. The dexamorphine makes me feel a little weird. Not too many. Sì, ho un po' un problema col glucosio, quindi ho tagliato la gola di mia madre, se non è un problema. Okay, what is your roommate's name? Steven Starr. Okay, where is the gun at now? In my hand. Certo! Yes. Okay, I need you to put the gun somewhere, okay? Da qualche parte, davvero? Tipo nel ventre del tuo coinquilino. Listen, I'm gonna stay on the phone with you, okay?
Comunque noi italiani siamo gli unici che staccano la chiamata agli assassini. Ma gli unici, tutte quelle che abbiamo sentito fino ad ora, gli unici, i poliziotti americani come prassi lavorativa hanno tipo, ok, e se mi accerto che tu non stai preparando un'imboscata mentre mando i miei agenti, per esempio? Okay, well, I'm gonna help you, okay? But what I need you to do is put that gun down. I killed my roommate. I can't believe I just killed my roommate. My life is ruined. E la sua è Okay, finita, I just Michael. È need you to il put that gioco del gun bingo down, okay? bango. All right. Okay. Oh, and ma'am, Ah, signori, torno un attimo indietro. È il il più teatrale che abbia sentito per il momento. Andiamo a vedere che cosa ha da aggiungere. Okay. Oh, and ma'am. Did some things to his body that you don't want him to see. Okay, well, I've got you some help on the way out there, okay? You're not gonna know who it is. Did you and your roommate get in an argument, or this just happened? Pesante. Okay. We met at a I went to a I was straight and I wanted to go bisexual. No, ragazzi, io prendo un attimo le distanze, cioè nel senso ognuno fa le proprie esperienze, certo, e più volte vi invito a fare le vostre. D'ora in avanti specificherò sempre un fate sì che alla fine del vostro tentativo di aprirvi a una più grande sessualità si possa riconoscere in volto il vostro partner. Minchia, se abbiamo dato da mangiare a Salvini, la userei subito questa. Experiment and I went to a gay club and I met him and went to his house and he took me Ma, in and I Michael. turned straight again and he wanted to touch me. He took me in and went to a gay club and I Aspetta. met him and went to his house and he took me in and I turned straight again and he wanted to touch me and stuff and I wouldn't let him and he kept trying and I waited until he went to sleep Ah, and vabbè, la three vittima, times Michael. and I mutilated him very badly. I'm sorry. Oh God. Ah, mamma, allora, ma bastava veramente che gli inviavo una foto su WhatsApp e la storia era scritta da sola dall'intelligenza artificiale. Quante parole inutili spesi per rimuovere. Ah, ok. E lo sappiamo tutti che abbiamo più di un amico o anche semplicemente uno. Esattamente come Ma esattamente come Michael. Ah, Contea di Catanzaro, Carolina del Nord, USA, Michael Anderson, 19 anni. Aiuto! Telefona al 911 alle 4:45 del mattino, confessa l'omicidio delle 36enne Stevens del 36 anni Steven Starr. Il ragazzo affermerà di aver preso 19 pillole di Mucinex SDM, un medicinale per la tosse che è ingerito in elevate quantità può provocare allucinazioni e alterazioni mentali. Mentali. Oh merda! È Al Pacino? Ah no, lui è il povero, povero. Michael uccide Steven con due colpi al petto e uno alla testa. Quindi pugnala ripetutamente il suo cadavere, incidendo con la lama la parola. Se Christopher Nolan non viene chiamato a processo, la giustizia non ha senso. Infine sembrava leggermente, selvaggiamente, infine smembra selvaggiamente i resti con un'ascia, probabilmente una delle scene del crimine peggiori che io abbia mai visto in 30 anni di servizio. Sono le parole dello sceriffo Coiraid! Probabilmente una delle. Boom, baby, bye! Madonna. Stando a quanto appreso dagli inquirenti, Michael e Steven si incontrano pochi giorni prima dell'omicidio all'interno di un locale gay. Steven invita Michael nel suo appartamento.
E queste sono le foto delle mutandine che portavano. Il ragazzo accetta i due per circostanze mai chiarite, convivono per qualche giorno. E quando è che si è sentito etero? Mentre stava lavando i piatti, ha detto: un uomo non dovrebbe fare questo, aspetto che dorme, lo pugnalo. Fino al 14 febbraio, quando in preda ad una furia omicida, Michael uccide brutalmente Steven, che comunque se la stava scialacquando con il 18enne, 19enne. Scusate, no, povero Steven. Ora è certamente uno della nostra community. Bastano semplicemente un po' di capelli in più. È assolutamente qualcuno che sicuramente avete visto su Discord. Durante il processo viene riconosciuta l'alterazione delle capacità mentali di Michael Anderson, ma non tale da giustificare la modalità dell'omicidio. Viene condannato ad almeno 16 anni di reclusione per omicidio di secondo grado. No, no, è molto differente da Dende, te lo posso assicurare, Justin. No, non iniziamo a far sì che sia la vicinanza a te. Oh merda, ma che cazzo è? No, ma che cazzo è? Oh, oh! Ma che cazzo è? Oh! Ragazzi, perdono, non stavo facendo nient'altro che non riguardasse... Ma avete visto mio padre da qualche parte? Ora spiego. Ma che ti devo spiegare? Semplicemente non stavo pisciando, ma che ti devo spiegare? Minchia, non ci conosciamo, ragazzi, ma mi deludete, puttana della miseria. E stavo cercando mio padre, facciamo così. The Projector, non stavo pisciando! Stavo cercando mio padre! E non so quante volte dirvelo. No, Debra... Debra, dimmi che tu sei la vittima. Dimmi che sei la vittima. Ah, aspetta. Kirsten Lover Jasper, I get to see my mom tomorrow. Parte bene. Di partire bene, parte bene. 4 giugno 2009, Hillsboro, Oregon, USA. Kirsten Jader, 13 anni, pubblica un post su MySpace dove esprime tutta la sua felicità. Domani vedrò mia mamma, yai. E l'avrei vista, secondo me, nel migliore dei modi. Kirsten e sua sorella Kelsey, 12 anni, non vedono la madre. Debra, da più di 2 settimane, la donna, infatti, dopo aver divorziato col marito Lee ed aver perso la custodia delle due bambine. Chissà perché? Vai! Il 21 maggio ha tentato il suicidio mentre era in presenza delle due bambine, nonostante l'emissione da parte del tribunale di un ordine restrittivo. Appena uscita dall'ospedale, Debra convince Lee ad affidarle per un pomeriggio le figlie. Lì, ma che padre premuroso e fiducioso devi essere stato. Il 5 giugno Debra va a prelevare... Prelevare è il termine più corretto che si può utilizzare per le due bambine, per quello che andremo a scoprire. Ah, Kirsten e Kelsey, mentre sono in casa con il padre. Vi aspetta una grande sorpresa, afferma prima di salutare l'ex marito Lee e di allontanarsi in auto con le due bambine. Il 5 giugno Debra va a prelevare Kirsten e Kelsey, mentre sono in casa con il padre. Vi aspetto una grande sorpresa, afferma prima di salutare l'ex marito lì e di allontanarsi con le due bambine. Hill County 911, point for emergency. Stiamo per scoprire la grande sorpresa? Tipo ha chiamato il 911 per dirgli grande torta di compleanno? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. How? Under what highway? Ragazzi,
Intanto la prima operatrice umano che ci siamo ritrovati è proprio evidente che sta cercando di affrontare immediatamente la situazione e vorrebbe soltanto uccidere la Troia. Ma poi sei andato in una casa abbandonata per fare tutto tipo il più furbescamente possibile. Qual è stata la luce che ti ha fatto chiamare? You're on Highway 77, where? I'm on Highway 77, right after you go under 35, going towards Milford. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on, hurry up. What's your name? Incredibile che sia lui, sia lei, che il nostro italianone sfidano tipo la polizia, tipo Babbo, vediamo se ne salvi una, vediamo se ne salvi una, sempre. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on, hurry up. What's your Hurry up. name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to tell you my name. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them is still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. And so now She's in an abandoned house at it's that been a location. long time. She might already die because she's bled out a lot. And hold on. What, baby? Che c'è piccola? Okay, well, we've got people in route. Questa ha fatto male, questa ha fatto male. Fingendo la presenza. No. Fingendo la presenza di una sorpresa, Debra attira le due bambine all'interno di una casa abbandonata dove estrae un coltello con il quale sgozza Kirsten e Kelsey. Nonostante la gola recisa, Kirsten rimane cosciente e supplica la madre di chiamare aiuto. Dopo qualche minuto, la donna telefona al 911. Gli agenti giungono tempestivamente sul posto. Amore mio, quando entrano Kelsey è ormai morta dissanguata all'interno del bagno, mentre dopo ore di rianimazione Kirsten riesce incredibilmente a salvarsi. Debra Jeter viene condannata all'ergastolo senza condizionale per l'omicidio della figlia Kelsey e intenta l'omicidio di Kirsten. Ti prego, dimmi che non sei diventata un vegetale, che non ti ha reciso le cose per le quali non puoi più parlare ad oggi. Allora, intanto, come d'ora in avanti sarà assolutamente consuetudine perché io questo canale non lo abbandonerò mai più. Facciamo dei clap clap da doni della morte al signor Assi di Picche per essere un grande signore ricercatore. E creare un contenuto di alto livello. Madonna, puttana miseria.